grandi attori che sono al tavolo, è stata un'operazione, devo dire, chirurgica, di squadra, perché noi avevamo, come Comune di Diamante, contattato già 6 mesi fa LCS Sport, che volevamo proprio puntare su un grande evento sportivo che è proprio sulla Riva delle Ceri, perché era la nostra agenda di governo, quando ci siamo insediati, proporre una grande manifestazione. Lo avete svelato, insomma, a me piace andare in bicicletta, correre in bicicletta, vedere gli amici come il dottore Sciarano, come l'amico Angelo Crospato, che è un personaggio illustre del ciclismo, diciamo, dell'alto Tirreno Cosentino, ha vinto più di 350 tappe. È proprio quello che diceva il dottore De Lorenzo. Noi corriamo e abbiamo fatto anche corse al nord, e lì ti rendi conto della differenza su questi grandi eventi che ancora il Meridione non ha, perché lì non hanno il Giro d'Italia. Lì hanno ad esempio la Nove Colli, che si svolge a Rimini e che iniziano la stagione turistica proprio con questo evento. Sono 12.000 persone che corrono, più il seguito che c'è attesso a questi ciclisti, che diventano 20.000 persone, quindi coinvolgono un bacino alberghiero infrastrutturale notevole. Così come la maratona delle Dolomiti, anche questa è una grande occasione per le Dolomiti, dove è un evento che ormai, pensate, alla diretta RAI ogni anno. Quindi questo è un indotto, e quello che diceva il dottore De Lorenzo, a livello proprio turistico, la bici è il mezzo più antico che possa esistere, ma che non tramonta mai. Quindi noi dobbiamo puntare su queste occasioni. Però il Giro d'Italia è l'inizio, perché quando parlavamo con il collega amico, nonché con paesano, il dottore Bruno, presidente del consiglio Coesca, quando abbiamo deciso di dare vita al collegio dei presidenti del consiglio comunale delle regioni, è proprio questo, di iniziare ad essere un discorso territoriale. Cioè, noi che siamo amministratori abbiamo degli obiettivi, e l'obiettivo è quello che noi passiamo, ma che le idee poi devono rimanere, ma le idee devono essere messe in campo. E quindi proprio questo è il discorso con il collegio dei presidenti della Regione di Ceri: creare questa rete. A piccoli passi ci stiamo riuscendo, anzi io proprio ieri dicevo a Gaetano, ma perché proprio sotto il profilo logistico i comitati tappa ci sono per le città di tappa, coordinano l'occasione logistica, l'organizzazione eccetera eccetera, ma secondo noi dobbiamo creare un comitato tappa proprio della Riviera dei Ceri a livello istituzionale, che poi lavori, collabori con l'Ecotour, con il consorzio alberghiero di Diamante, con tutto quello che è in rete sotto il profilo turistico e ricettivo della zona. Lancio un'idea sul distretto ambientale, sul distretto del cibo del Tirreno, che sta per diventare per me una grande realtà. Teniamo a mente la possibilità di fare un menù rosa per questo periodo, cioè un menù che venga inserito in un pacchetto turistico, ma che anche sotto il profilo dei ristoratori di tutto l'Alto Tirreno Cosentino. Pensato, lo possiamo fare. Ecco. Cioè, uno va a sedersi, va a mangiare al ristorante, dice il menù rosa, ma il menù rosa deve essere, va a valorizzare il cibo, uno strano autoctono. Sono curioso di sapere cosa c'è dentro. Non lo so, questo lo dobbiamo inventare. Noi abbiamo tanti istituti, alberghieri. Anche il vino, dobbiamo essere un evento. Noi ci siamo. Questa è una grande opportunità di fare rete, ma non è solo il 12 e il 13 maggio che si concreta il Giro d'Italia. Abbiamo 6 mesi, è una grande vetrina e dobbiamo essere tutti quanti gli attori principali. Grazie.